Questi sono i giorni in cui al Senato e alla Camera si discute di federalismo fiscale, un federalismo fiscale che sempre di più assomigliare a una cornice vuota senza un ritratto dentro. Lo ha affermato anche lo stesso ministro Tremonti, che ancora non riesce a dare delle cifre e far capire quanto costerà ai cittadini anche questo provvedimento. Oggi noi presentiamo una proposta di legge sul patto di stabilità perché c'è stata una forte indignazione di tutti i sindaci in modo trasversale della provincia di Treviso al provvedimento che ha dato la possibilità solo a Roma Capitale di poter sforare il patto di stabilità, mentre i nostri comuni trevigiani, che sono comuni virtuosi, non gli è data questa opportunità. Abbiamo detto che su questa cosa che ha indignato i sindaci e anche i cittadini noi avremmo fatto una battaglia politica molto dura. Per il Partito Democratico la battaglia politica non è solo la protesta e l'indignazione, ma anche la proposta. Per cui oggi presentiamo un disegno di legge che mira a premiare i comuni virtuosi e a penalizzare i comuni che sono definiti spreconi. Lo facciamo insieme a tre dei senatori che hanno presentato e elaborato questa proposta. Con noi oggi sono il senatore Marco Stradiotto, la senatrice Donaggio e il senatore Felice Casson. Tre persone che hanno elaborato questa proposta, che è una proposta che ha, diciamo, la capacità di semplificare il meccanismo e dare la possibilità ai sindaci virtuosi, quindi ai sindaci che hanno un bilancio a posto, di poter spendere le proprie risorse che diventano servizi per i propri cittadini. Allora, il disegno di legge che abbiamo presentato, a mia prima firma, è stato presentato il 15 di ottobre al Senato, si pone questo obiettivo di applicare la meritocrazia per quanto riguarda il patto di stabilità, nel senso che ci sono comuni bravi, comuni meno bravi e comuni pessimi. È assurdo che tutti debbano migliorare qualcosa, cioè la legge attuale prevede che tutti i comuni abbiano gli stessi limiti di miglioramento. Per fare un esempio, è come se un genitore dicesse a un figlio: tu devi migliorare i tuoi voti per avere la paghetta. Ecco, se uno dei figli ha il 10 e lode, cosa può migliorare? Ecco, io mi sono posto questo tipo di ragionamento. Allora, ci sono comuni che non sono indebitati, che hanno una bassa spesa di personale in proporzione ovviamente agli abitanti, in proporzione ai servizi resi, e che hanno una buona autonomia finanziaria. Non si comprende perché questi comuni debbano avere gli stessi vincoli dei comuni indebitati, dei comuni spreconi, dei comuni che hanno un sacco di personale. Quindi in questo senso il disegno di legge si pone come l'obiettivo di considerare virtuosi i comuni che hanno poco indebitamento, che hanno una bassa spesa di personale e una buona autonomia finanziaria. Ecco, questi comuni possono fare quello che vogliono, l'importante è che non peggiorino i dati. Ci sono poi i comuni intermedi che hanno delle limitazioni, e nel caso in cui rientrino nei parametri, perché lo possono ovviamente fare, perché non è un meccanismo che guarda indietro ma guarda avanti, se rientrano nei parametri e quindi diventano virtuosi, diventano liberi di fare quello che vogliono, viceversa sono parzialmente limitati. Ci sono i comuni spreconi che devono cambiare passo. Credo che questo sia il modo giusto per affrontare il patto di stabilità, ossia di dare risposta allo Stato italiano e all'Unione Europea rispetto dei numeri e dei conti, ma senza penalizzare tutti, cioè penalizzare i bravi e i meno bravi. Quando si parla di parametri, sia sull'indebitamento sia sul personale, sia relativamente all'autonomia finanziaria, c'è un range entro cui devono stare i comuni a seconda delle dimensioni, perché è normale che non tutti i comuni sono delle stesse dimensioni. Il comune grande deve dare servizi anche per i comuni della cintura, stiamo pensando a vigili urbani, eccetera. Per cui il meccanismo è un meccanismo che chiunque può applicare, cioè un funzionario pubblico in 5 minuti riesce a capire se il suo comune rientra all'interno di questi parametri. È semplicissimo. Basta valutare i dati di bilancio paragonati a quello che è la dimensione del comune, stiamo parlando sempre di comuni al di sopra dei 5.000 abitanti, e applicando questi numeri si riesce a capire queste percentuali e queste aliquote, se ogni comune è nella possibilità di rientrare in che categoria, quindi se è virtuoso, se è poco virtuoso o se è sprecato. In Senato il Partito Democratico ha votato l'astensione per il disegno di legge sul federalismo fiscale,
ritenendo nella fase propedeutica iniziale di avere contribuito notevolmente al miglioramento del testo così come era stato presentato, sottolineando soprattutto quelle che erano le necessità dei pubblici amministratori locali. Ci sono peraltro alcune perplessità che devono essere superate. Il primo dato è quello relativamente ai numeri, ai dati concreti, ai conti. Nonostante le nostre richieste, il ministro Tremonti, che è intervenuto in aula, non ha fornito alcun dato concreto. Questo ci lascia molto perplessi perché in regime di contabilità di Stato è assolutamente impossibile non fornire dati e non è soprattutto politicamente accettabile, perché si rischia di andare incontro a dei vuoti enormi e quindi di non poter più controllare la spesa dello Stato e delle amministrazioni locali. Il secondo dato è quello che noi siamo convinti della necessità di un federalismo istituzionale e quindi di una riforma più profonda delle amministrazioni, dallo Stato fino agli enti territoriali locali, e in particolare noi stiamo parlando e pensando a un Senato federale, alla riduzione del numero dei parlamentari, a una forma di governo che sia in parte diversa, a una carta delle autonomie locali, e su questo punto per il momento c'è silenzio assoluto. Diamo atto che ci sono dei riscontri positivi per quanto riguarda questa forma di federalismo fiscale e peraltro siamo ancora molto lontani da avere un federalismo soddisfacente. Per quanto riguarda i rapporti tra l'attuale Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e la Lega in materia di federalismo e di accelerazioni, io ho rilevato all'interno del Senato delle perplessità tra i rappresentanti del PDL. Queste perplessità possono avere origini diversificate che riguardano sia il contenuto del provvedimento in sé e sia anche un patto che è stato sicuramente stipulato tra il Presidente del Consiglio e la Lega. È noto che la Lega ci tiene moltissimo a questo disegno di legge, che questa è diventata una bandiera fin dall'epoca di queste elezioni politiche, uno slogan che può portare avanti tutto il Paese e ovviamente credo che nessuno in concreto realmente sia in grado di dire se c'è stato uno scambio, un dare avere tra federalismo e giustizia, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e la Lega. Vedremo, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si discuterà di giustizia, vedremo il comportamento della Lega. Io sono convinto che ci siano nel PDL posizioni diversificate sulla giustizia, sto pensando ad esempio alla questione delle intercettazioni, alla questione dell'effettività della pena, all'intervento sui processi e sulla magistratura. Credo che gli scontri più forti siano all'interno del centrodestra. Stiamo ancora aspettando la proposta del Ministro della Giustizia in concreto, vogliamo vedere le carte, che cosa viene scritto, perché fino a questo momento ci sono stati soltanto slogan, riformare la giustizia, riformare i giudici, però non abbiamo visto ancora nulla.